semifinale sono cup parziale Atletico Madrid Zenit 1-0, bellissima gara, 1-0 risultato parziale. Serio, questa è una brutta botta. Andiamo dal presidente Carmine. 1-0 semifinale, bellissima gara. Sì, un gran gol il vostro, un'azione fantastica, assist di Serio e grande colpo di testa di Cangemi, ricordo? Sì, Cangemi, sì. È stata una bella azione a tre con Mario sulla fascia inizio. È una bella partita, dura, una buona semifinale, dai. Bella, bella, loro qualche grattacapo ve lo stanno. Sì, lo sono stanno una bella squadra, al di là della classifica che hanno avuto, sono una bella squadra. Secondo tempo? Speriamo bene. Va bene, in bocca al lupo, Carmine. Andiamo a parlare adesso con Emiliano, Emiliano! La musica viene con voi, stacca la musica, inizia il secondo tempo e andiamo. Buonasera Emiliano. Buonasera. Semifinale Snow Cup, siete arrivati tra le prime quattro, sorpresa possiamo dire. State stupendo tutti, anche questo primo tempo davvero ottimo. Il portiere ha fatto un paio di interventi importantissimi. Ma il portiere avversario, il portiere sì. Avversario. Altri 5 minuti qua e poi dopo. Tra 5 minuti. Quella è l'arma in più. Sì. L'unico gol della partita è stato per un errore tattico, nel senso che il nostro centrocampista è andato a chiudere su uno spazio non suo. Anche se è stato di pregevole fattura, ha fatto una grande giocata. Sì, ma non avrebbe potuto mai passare e tirare se non ci fosse stato questo errore. Quindi diciamo c'è stata una serie di errori a catena e quindi poi hanno segnato. Ovviamente sono forti, non li conosciamo, sì. Non è che siamo inconsapevoli di questo, però cerchiamo di fare meglio nel secondo tempo, anche perché non è un risultatone irrecuperabile, semplicemente un po' di fortuna forse anche a noi andrebbe anche bene. Però lo Zenit c'è, sta giocando alla pari, sta davvero impressionando anche questa sera. Sì, io spero diciamo di arrivare più lontano possibile, però certo gli avversari sono di un livello molto alto, quindi diciamo massimo rispetto dal punto di vista calcistico, quindi sicuramente. Va bene, in bocca al lupo a Milano per il secondo tempo, a dopo per le interviste finali. Questa partita della semifinale, bellissima semifinale, Zenit Atletico Madrid, gara terminata 2-2 nei tempi regolamentari, 7-6 per l'Atletico dopo calcio di rigore, quindi Atletico Madrid in finale, migliore in campo il portiere alla messa di Serrichiello, anche questa sera straordinario. Alla mia destra c'è Masturzo, autore di una prestazione davvero incredibile, un gol ma anche una prestazione difensiva straordinaria, e il destino, poi succedono cose assurde, sei stato proprio tu a fallire il calcio di rigore, ma capita. Capita, poi i rigori sono una lotteria. Per quanto riguarda invece la partita, abbiamo giocato bene, veloce. Credo che poi andiamo in campo. Un vero peccato perché li avete messi anche sotto nel secondo tempo, secondo me avete raggiunto anche meritatamente il vantaggio, poi c'è stato questo rigore nel finale, il contatto c'è stato tra Flavio e Serio. Non lo so se c'è stato per il contatto, però nel secondo tempo abbiamo giocato bene, poi è andato a mandare, altrimenti all'ordine. Ecco, grande torneo anche quest'anno, davvero complimenti a te e ai tuoi compagni. E ci vediamo sicuramente sì, il prossimo torneo, per il prossimo torneo sì. Bocca al lupo, adesso parliamo con Enrichello, partita Atletico in finale dopo la Summer, siete in finale anche di questo torneo, la Snow, è una partita difficile, però molto difficile, con il cuore avete raggiunto questo pareggio e poi avete vinto dai calci di rigore, ma quanta fatica. È una semifinale del torneo, penso che non ci siano partite facili. Assolutamente. Penso che il risultato del pareggio sia giusto, perché la partita è stata, cioè, il primo tempo abbiamo giocato noi, il secondo tempo solo. Però non so se tutte le squadre sono 2-1, a pochi minuti alla fine. Le palle di recuperare questa partita. Non lo so. Siamo un grande gruppo. Proviamo a vincere anche questo torneo per riconfermarci. Anche se questo sarebbe il mio primo torneo. Questo è il tuo primo torneo, sì. con il gruppo che però per il 90% formato, è già formato. Ed è anche forse questa la vera forza vostra. Ci conosciamo, cioè, a parte che il primo torneo faccio, però li conoscevo già da tanti anni. Adesso in semifinale attendete una tra Eurobet e Boca Consalvo, due squadre che conosci già, che hanno disputato, cioè erano nel vostro girone. Secondo te, se dovessi fare un pronostico, secondo te chi affronterete nella finale? No,
sono due squadre forti, questo resta a dimostrare che il girone dove eravamo noi era il più competitivo. Infatti su quattro semifinaliste ce n'erano tre. È vero, vuoi fare una dedica di Chiello? Alla mia fidanzata. Alla tua fidanzata. Va bene, complimenti ancora per la prestazione. Ciao. Andiamo a dire.